Buongiorno. Buongiorno. Ciao, caro, buongiorno, parliamo di qualcosa, un bel confronto tra persone civili, quali siamo? Ecco, allora no, se mettiamo... No, non c'è, ma c'è la guerra, Luigi, il rapporto umano non c'entra con la politica. Allora, chiariamo una cosa, tu hai parlato di decarbonizzazione, ti rendi conto... Anche un'ordinanza, ti ricordo, per fermare l'aria a caldo di Taranto. Sì, un'ordinanza molto flebile, molto flebile. Non flebile, 60 pagine del TAR hanno invece spiegato che era molto... E il Consiglio di Stato ha detto che le ragioni... Va bene, va bene, parliamo di decarbonizzazione, non è attualmente non è realizzabile concretamente. Sì, sì, no, no, non è assolutamente realizzabile concretamente, lo hanno detto insigni studiosi. E noi abbiamo invece altri studiosi, anche Sponda Politecnico di Bari, che ci dicono che con un processo ovviamente che richiede un po' di tempo e tanti soldi, ma i soldi ci sono col PNRR e il recovery, si può fare. Quello è uno stabilimento obsoleto, a 60 anni di vita, è oramai superato. E poi, perché non usare la parola chiusura assoluta? Senza se e senza ma. Adesso intanto aspettiamo che il governo convochi gli enti locali per un tavolo sulla fase del programma. L'approccio chiuderla. Non è nelle facoltà. No, no, ma la decarbonizzazione. No, 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 è certamente. Il sindaco ha tutti i poteri, ordinanze contingibili e urgenti. Un'ultima cosa, vivibilità urbana. Vivibilità urbana, 100 cose fatte, tante bugie anche. La Villa Peripato e il Piazzale Best. No, Piazzale Villa Peripato e Piazzale Bestat non sono state rifatte. Sono in progetto. E allora non si annunciano per fatte. Va bene, Luigi. Fatte. Buona campagna elettorale, Luigi, buongiorno.